Laura Mariano, responsabile cooperazione Gal Meridaunia. Oggi parte il progetto Locande dei Monti Dauni. Cos'è questo progetto? Il progetto è un progetto di cooperazione transnazionale che vede coinvolti 11 GAL, non solo italiani. Lo scopo del progetto è quello di promuovere i territori rurali puntando sul prodotto, promozione del territorio, promozione dell'enogastronomia. Siamo infatti convinti che il cibo sia un importante veicolo non solo di comunicazione, di socializzazione, ma veicolo di cultura, un'espressione appunto dei territori. Ovviamente si parla di cooperazione di vari GAL, quindi non solo italiani ma anche GAL esteri. Qual è il filo conduttore che può unire appunto queste realtà molto differenti? Certo, di solito può risultare strano, no? Sapere, noi facciamo promozione territoriale attraverso il cibo, siamo italiani, lo facciamo da sempre. Eppure questo è un fattore che accomuna anche gli altri territori. Abbiamo nel nostro partenariato un GAL della Lapponia e un GAL inglese. Ebbene, per quanto questo sembrerà difficile per noi italiani, anche loro sono convinti di voler promuovere il loro territorio attraverso le loro tradizioni rurali e enogastronomiche, che ovviamente sono molto diverse dalle nostre, ma questa è appunto una ricchezza che ci dà questo progetto. Fare rete oggi sappiamo che è importantissimo perché ovviamente, come dice un motto, l'unione fa la forza. Assolutamente sì, i territori rurali sono territori piccoli, sono territori marginali e questo è una caratteristica comune sia che ci si trovi in Inghilterra sia che ci si trovi sui Monti Dauni. Mettersi assieme appunto ti dà quella forza, quella massa critica per poter lavorare meglio e ottenere migliori risultati in Europa. Ercole Santarella è il padrone di casa, il titolare del ristorante L'Orecchietta. Anche questo ristorante rientra nelle locande del GAL. Sì, infatti io sono entrato in un progetto della prima programmazione per le locande, per creare questi posti che in questo progetto europeo rappresentino per bene il territorio e diano subito immagine di che cosa si tratta e di che cosa si sta parlando. Insomma. Le eccellenze della nostra Daunia si riscontrano soprattutto a tavola. Sì, infatti noi che con i nostri prodotti, che per la maggior parte sono tipici e spontanei del nostro territorio, del territorio dei Monti Dauni, sono quelli che effettivamente sono molto richiesti e di quali noi ne facciamo base nelle trasformazioni sia dalla tradizione sia della nostra piccola innovazione che diamo ogni giorno al tocco in cucina, ma che salvaguardano la qualità e la nutrizionalità, della grande nutrizionalità delle componenti organolettiche dei nostri prodotti dei Monti Dauni. Ovviamente entrare in una rete quale quella del GAL è molto importante perché ovviamente bisogna affacciarsi sempre di più a un mercato internazionale. Sì, infatti la cosa molto bella è stata la visita che abbiamo avuto da parte dei partner europei, gli inglesi, che hanno fatto il tappa da noi e sono rimasti. La nostra soddisfazione è stata quella che chiaramente a tavola ci si intende a prescindere dalla lingua, quindi, ma soprattutto abbiamo dato soddisfazione maggiore rispetto a ciò che loro magari si immaginavano, perché in effetti fra le tante cose noi gli abbiamo dato la possibilità di tastare proprio in prima linea le materie prime base della cucina mediterranea all'ennesima potenza, per cui sono rimasti perché non immaginavano magari che trovavano tutto questo in un ambiente che è quello dei Monti Dauni. Mettersi in rete significa comunque approcciarsi all'altro e quindi prendere magari dall'altro anche qualcosa. Sì, e noi abbiamo visto nella nostra visita in Inghilterra, quindi che facemmo come gemellaggio, la qualità dell'allevamento degli animali che loro hanno, quindi la qualità del vivere, della nutrizione e quindi estrinseca nella carne, che era di una qualità estremamente magnifica, insomma, ecco. Da cuoco italiano e soprattutto da cuoco pugliese, quali sono le materie prime che usi maggiormente nella tua cucina? Il nostro olio extravergine, le erbe spontanee del territorio, la farina dei nostri monti, i fagioli, i legumi, le cicerchie, le fave, tutto e soprattutto
la pasta fatta nelle cotture tradizionali, quelle di una volta, le cotture impignata, le cotture lente, le cotture che ti portano, ti salvaguardano tutti i valori nutrizionali e ti portano soprattutto il gusto a tavola. Oggi ci sarà anche un assaggio delle bontà dell'orecchietta, certo. Che cosa ci sarà? Allora, io ho iniziato con un sopratavolo, chiaramente i prodotti sott'olio, perché una volta si stupava per poter vivere d'inverno e quindi c'erano tutti questi prodotti conservati sott'olio. Delle frittelle di erbe spontanee e di poi il, come entrée, il pancotto con un'erba spontanea, arapesta e borragine, molto bella. Ho fatto per la prima volta, penso, gli spaghetti alla chitarra di grano arso, per valorizzare che cosa? Il guanciale dei maiali neri dei nostri Monti Davoni. E poi l'orecchietta col fine occhietto selvatico e il pomodorino pendolino di Giardinetto di Troia. E l'icalzincel, la pasta ripiena di ricotta e bietole spontanee, ricotta pecorina della Gentile di Puglia, saltate in padella con che cosa? Col burro della manteca. La manteca è il modo antico di conservazione del burro quando non c'erano i frigoriferi, per cui quel burro lì è prodotto a candela da un caseario di candela e quindi lo faccio proprio per valorizzarlo. È la puntina di salvia che dà tantissimo al gusto. Per quanto riguardano i secondi, ho preparato gli involtini di Puglio, di Puledro, come antica tradizione, lo sfrusciule, il soffritto di maiale con i peperoni all'aceto che si conservavano nella pignata, le grosse classiche fasine, e infine la panzè. La panzè per onorare la nostra pecora gentile di Puglia, quindi fatta in un modo strano, al forno in bianco con i lampacioni. Alberto Trincucci, titolare di Palazzo Dauria II, anche Lucera è presente nelle locande dei Monti Dauni. Naturalmente Lucera, la porta dei Monti Dauni, non poteva non essere presente in questa bellissima iniziativa da parte del Garner Dauni, appunto, e siamo onorati di far parte di questo progetto. Ad aprile ospiterete un evento, di che cosa si tratta? Il 10 aprile ospiteremo un evento in cui vedrà protagonista Giorgio Conte, uno chansonnier noto per via della sua fratellanza con Paolo, il fratello più noto, e sarà un percorso sia musicale che naturalmente gastronomico il nostro, e il nome di Giorgio Conte bene si abbina e bene si sposa con questa iniziativa importante, appunto. Entrare in rete è comunque importante sia per rapportarsi alle nuove realtà e sia per magari prendere da queste nuove realtà qualcosa di buono. Naturalmente il nostro impegno che è iniziato nel 2002 e continua da 13 anni, appunto il 10 aprile sarà proprio il compleanno del palazzo e noi siamo ben coscienti di questa cosa, e anzi più ne siamo e meglio è, a promuovere il territorio e a credere tuttora nel territorio. Quali saranno gli altri eventi ospitati a Palazzo Dauria? Il 20 di febbraio arriverà da noi il Mario Venuti con un concerto in solo molto carino. Il 6 di marzo invece ospiteremo un recital con musica di Fabrizio De André, ed è tratto appunto dalla Buona Novella, appunto di Fabrizio, ed è ospiteremo una compagnia leccese. Il 20 di marzo invece sarà la volta di Chiara Civello, un concerto in trio, un concerto jazz, anche se di nicchia è molto particolare. Alberto Casoria, presidente del GAL Meridaunia. Ospitalità ed enogastronomia sono i due fattori fondamentali della nostra economia, da qui l'importanza del progetto Le Locande dei Monti Dauni. Le Locande dei Monti Dauni prende lo spunto da un progetto di cooperazione. All'interno di questo progetto ci sono 6 GAL pugliesi, c'è un GAL della Campania, il GAL Cilento, un GAL inglese, il GAL EPIP, e un GAL svedese. Il modello che noi vogliamo proporre e che riviene dalla scorsa programmazione è quella di presentare in un modo appropriato qual è l'offerta enogastronomica dei Monti Dauni attraverso un percorso ideale che è quello delle locande, dove la locanda non è solo il posto
posto fisico dove si possono gustare le nostre eccellenze enogastronomiche, ma anche il posto in cui si racconta quello che si mangia. Quindi il prodotto che viene portato a tavola è legato alla nostra tradizione, che essenzialmente è una tradizione contadina. Quindi chiamare a raccolta e realizzare la rete delle locande rurali vuol dire dare anche più forza alla nostra capacità di offrire qualcosa di diverso. Il progetto vede in questa fase 8 locande che hanno partecipato a questo progetto. Si succederanno tutta una serie di eventi organizzati presso ognuna di queste locande e in ogni incontro ci sarà un tema catalizzatore, che sarà un prodotto particolare, che può essere l'olio, può essere il vino, può essere la pasta, può essere il prodotto da forno, oppure il grano, senatore Cappelli, o qualsiasi altra cosa che ha a che fare però con la nostra tradizione. Quindi il pungolo, la scommessa che stiamo facendo è che una volta realizzato tutte le infrastrutture che il GAL sta realizzando in questi anni, pensiamo che solo in questa programmazione sono stati aumentati i posti letti di 400 posti, che sono state finanziate numerose masserie didattiche, numerosissimi agriturismi e tutta una serie di attività di intervento sulla qualità della vita. Poi dobbiamo avere la capacità di rendere forte quella che è la forza di questo territorio, quella di avere ancora una natura incontaminata, contadini che ancora lavorano i prodotti come una volta e la possibilità di gustare qualcosa di unico. L'importanza di fare rete viene ribadita ancora una volta e soprattutto voi siete di ritorno da un viaggio in Inghilterra. Com'è stata questa avventura? Allora, fare rete per noi diventa sempre più indispensabile. Noi pensiamo che il 2015 è l'anno di Expo 2015, è l'anno dell'evento forse più importante degli ultimi decenni. Il tema fondamentale di Expo è nutrire il pianeta, il cibo, per far capire quanto sia importante non solo oggi ma per il futuro il cibo, perché ce ne sarà sempre di meno, ci sarà sempre più gente che ha bisogno di cibo. Ebbene, all'interno di questo mega progetto noi pensiamo che come territorio possiamo recitare una parte importante, attingendo da quello che sono le nostre radici, le nostre tradizioni. Quello che noi abbiamo realizzato in Inghilterra recentemente spingerci ancora un po' più in là. Noi vogliamo realizzare in Inghilterra un'ambasciata ed una locanda dove è possibile non solo gustare i prodotti del territorio dei Monti Dao, ma dove è possibile anche acquistarli, e quindi un ulteriore passo in avanti. Non solo con una promozione di prodotti, ma anche con una facciamo brand, facciamo marketing, ci vendiamo il paese, ci vendiamo il territorio, cioè quando noi portiamo a tavola i nostri prodotti ci portiamo dietro quello che siamo, i nostri paesi, i nostri centri storici, la nostra storia, quindi quel prodotto acquista certamente un valore enorme. Cosa sarà il centro del gusto di Troia? Centro del gusto di Troia è il progetto forse più importante di questa programmazione, parlo della programmazione 2007-2013. Centro del gusto di Troia sarà il posto fisico dove si svolgeranno tutti gli eventi del GAL nella prossima programmazione a carattere sia nazionale che internazionale. Vogliamo far diventare quel posto un centro dove si svolgono eventi di carattere internazionale. Penso alla prima fiera dei vini del Mediterraneo legata al Nero di Troia, penso ai laboratori del gusto, penso alla possibilità di utilizzare quella struttura per insegnare ai giovani la nostra tradizione culinaria. Penso a grandi chef a livello nazionale e internazionale che vengono lì per mettere al centro il nostro territorio.
ci sarà una biblioteca della cucina, una cosa che finora ancora non c'è. E io mi immagino che assieme al comune di Troia, assieme ai nostri 30 comuni, assieme alle associazioni di categoria, la Coldirette, la CIA, la Confagricoltura, Copagri, Conf Cooperative, Camere di Commercio, sarà possibile veramente creare un modello unico. Si aprirà la nuova programmazione, quindi nuove risorse per il nostro territorio. La nuova programmazione 2014-2020 ci offre ancora la possibilità di svolgere un ruolo importante. Bruxelles ha detto che saranno ancora i GAL a realizzare lo sviluppo di tipo endogeno, quindi il GAL avrà ancora la possibilità di fare in modo che tutto il lavoro che è stato fatto finora possa arrivare ad un punto in cui possiamo dire bene, abbiamo lavorato bene, i risultati ci sono. C'è ancora tanta strada da fare e soprattutto io mi auguro e spero che nella nuova programmazione, grazie al programma sulle aree interne, assieme ai sindaci che sono fondamentali in questa fase, sarà possibile avere quelle risorse per mettere in sicurezza il territorio, per fare le strade, per fare in modo che si possa arrivare alla locanda, all'agriturismo, all'affittacamere, senza, voglio dire, essere penalizzata ancora. Si è appena aperto il nuovo anno, come sarà il 2015 del GAL? Vabbè, il 2015 del GAL, per mia natura io sono sempre portato a vedere la parte positiva. Io so che stiamo attraversando momenti difficili in cui tante famiglie sono in difficoltà, tanti giovani sono in attesa di lavoro, c'è una crisi economica in atto, anche in momenti di sconforto. Però io voglio dire a tutte queste persone che noi ce la stiamo mettendo tutta, che ognuno può fare una parte importante di un percorso, noi non siamo determinanti, siamo solo una piccola realtà che cerca di far capire alla gente che è titolare di diritti, che volendo si può ancora vivere in questo territorio, che volendo c'è ancora un futuro e che non dobbiamo disperare. Per fare questo bisogna per forza di cose essere trasparenti, far capire quello che si fa, utilizzare i fondi in maniera equa, essere trasparenti nelle procedure e soprattutto cercare di trasmettere ai giovani questo mantra: ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Signori, un attimo di attenzione, giusto proprio nello spirito del messaggio che vi è dato come locanda del GAL, sul fatto di usare il dialetto è importantissimo, il dialetto apre l'anima, apre il cuore, apre lo stomaco, perché un esempio pratico è quello che abbiamo prima usato, giusto, ci siamo intesi io, Laura e Antonella sulla parola vnazza, proprio perché appunto vi ricordi a Torino, la salute del gusto, a un certo punto facciamo a un certo punto, poi significa capita, e bene, non è male, mai male. È uscita sta parola, proprio, lui presentavamo il vino di Troia, no? Il vino ha da sapere vnazza. Che non stavo descrivendo, senti qui, a da sapere vnazza, è un modo veramente autentico di esprimere ciò che è il prodotto all'ennesima potenza. E quindi il dialetto per noi che operatori che siamo impegnati in questa filosofia della locanda del GAL deve essere materia.